Signore e signori, il nostro Presidente del Consiglio, Mario Monti. Presidente del Consiglio, non l'ho mai intervistato, non sono sicura di essere capace. No, anzi, ho intervistato Massimo D'Alema, che fu molto spiritoso, sa? Quindi, ma lo è spesso, vero? Direi sempre, sì. E quindi veda un po' se, come può competere. È sempre in giro, Presidente, appoggi, era a Padova, Trento, poi Milano, poi tutti i giorni in TV. Ma come fa a tenersi? Ha un preparatore atletico, oltre... No, è una buona idea, ma lei me la sta dando un po' tardi, no? Finora non prende niente, vitamine, integratori, qualcosa che la tenga su? No, niente. Proprio così di suo. Sì, beh, è anche il vantaggio della gioventù. È quello. Sì. Senta, ma questo guru di Obama esiste veramente? Credo che ne esista più di uno. No, ma che lavora con lei, è vero? Che le ha dato dei consigli? Sì, sì, qualche consiglio. Cosa le ha detto? Di cercare di comunicare in modo diretto. Naturalmente loro sono abituati a un sistema politico che è un po' diverso da quello italiano. A parte che io contesto che Obama abbia bisogno di un guru, perché è una persona di tale comunicativa, di tale immediatezza e di tale forza che... Lei ne ha bisogno? Magari sarà quel guru che l'ha reso così, può darsi. Lei può fare di meglio? Di suo c'era un'ottima base di partenza. Le ha detto di essere diretto, Presidente. Vede? Mi risponda. Se no, lei può fare di meglio di quello che ha fatto finora? Cioè, può essere più comunicativo, più empatico? Credo che sia facile fare di meglio di come faccio io, quanto... Quanto a empatia, sì, è la parola che viene ripetuta più spesso. No, ma sa perché glielo dicevo? Perché io ho una mia teoria, che in realtà lei si stia divertendo come un matto. Questa sera? Non questa sera, da quando è salito in politica. Sì. Cioè è un outing il suo, ha la possibilità finalmente di essere brillante, spiritoso. Non... Prima, insomma, come professore doveva essere un po' ingessato, non oso dire imbalsamato al mio Presidente del Consiglio. Sì. Cosa dice? È vero? Ma vede, sì, ci sono anche delle emozioni nuove. Per esempio, io quel giorno ho improvvisato questa espressione salire in politica, perché di solito si dice scendere, ma io penso che la politica sia una cosa molto, molto alta. E beh, immediatamente questo ha avuto un impatto sul linguaggio. E questo l'ha emozionata? Questo è bello perché dà l'idea del male, ma anche del bene che si può fare. Comunque tutto quello che si fa diventa più rilevante. Già l'esperienza come Presidente del Consiglio mi aveva dato la sensazione, soprattutto in un momento in cui, diciamo, ero stato chiamato perché non c'era la presenza di molti volontari che volessero prendere le redini in quella situazione. Nel novembre 2011, ma quindi quello era già stato un periodo in cui avevo capito bene che esercitando il potere pubblico, le leve del governo, che non è affatto vero che non ci sono, qualche volta si dice Presidente del Consiglio in Italia non ha molti poteri, forse perché io l'ho dovuto fare in situazione di grande emergenza e forse perché non era un governo composto da politici, anche se io ci avevo provato, ma i partiti hanno preferito stare... Non avrebbe potuto fare un po' di più di quello che ha fatto, secondo lei? Ci aspettavamo forse ancora più durezza. Ancora più durezza? Sì, sì, sì. Ad esempio che risparmiasse molto di più sulla spesa, spese del Parlamento, che facesse delle... Cioè, lei aveva la possibilità di fare degli atti veramente impopolari. È stato trattenuto. Lei evidentemente ha un... sono masochista. Un pochino, ecco, non osavo dirlo. No, ma però...
No, ma senta, parliamo, parliamo del futuro, non del passato, dai, sì. Perché abbiamo una serata per parlare di quello. No, no, ma scusi, posso solo prendere una cosa? Sicuramente avremmo potuto fare di più dal punto di vista del taglio della spesa pubblica, perché in un anno ridurre del 25% le auto blu forse non basta. Razionalizzare il funzionamento delle regioni e delle province forse non basta. Abbiamo cercato di fare cose più radicali. Perché non le avete fatte? Perché in Parlamento i partiti, per diverse ragioni, hanno cominciato a prendere le distanze da queste. Ma prima vi diceva, in realtà il Presidente del Consiglio ha potere, allora no. Dipende anche dalla situazione. Quando si trattava di salvare il Paese dall'emergenza finanziaria, prendevamo quei provvedimenti che solo lei ha trovato abbastanza dolci, allora sì, a malincuore, ma siamo stati sostenuti. E devo dire anche in quella fase con grande senso di responsabilità da parte dei partiti. Anche se oggi qualcuno dà l'impressione di essere sempre stato all'opposizione, ma in realtà ha sostenuto quasi tutti i provvedimenti. Però quando nelle riforme si è andati a toccare più da vicino interessi legittimi di categorie che sono vicine a questo o a quel partito, allora si è trovato uno zoccolo duro. E da lì nasce, ma non voglio precedere le sue domande. Bravo. Ha sentito prima Berlusconi al nostro TG, ha detto: non mi chiamerò più Silvio Berlusconi se non delibererò l'abolizione e la restituzione dell'IMU alle famiglie nel primo Consiglio dei Ministri. L'ha detto pochi minuti fa. Non si chiamerà più Silvio Berlusconi se non restituirà i soldi. Beh, è bello che senta questo imperativo categorico dentro e sono sicuro che la motivazione è anche nobile. Se lui diventasse, cosa che non credo, di nuovo Presidente del Consiglio, gli suggerirei di conservare il suo nome illustre e di non fare quel gesto che può sembrare di generosità, ma che contribuirebbe, credo, a ricreare una situazione problematica per l'Italia, per la finanza italiana, e non vorrei che fra 2 anni dovessero cercare un altro professore per sistemare le cose. Ha detto in realtà... E mi permetto di dire che quando uno viene chiamato da fuori, cosa che mi ha molto onorato, che il Presidente della Repubblica abbia pensato a questo e poi il Parlamento mi abbia sostenuto, ma quando uno è chiamato da fuori a fare un lavoro duro che i partiti non hanno avuto il coraggio di fare in tanti anni, non sono sicuro che ci voglia un tipo molto empatico. E allora come mai invece adesso sta cercando di sedurci? Perché adesso... Anche il suo spot, abbiamo visto oggi, perché, c'è la nonna, i nipotini. Certo. Hanno detto che è un po' post-berlusconiano quello spot, così tutto patinato, molto accattivante. Post-berlusconiano. Beh, sa, per uno che è stato successore di Berlusconi e, pensa Berlusconi, predecessore di Berlusconi, essere post-berlusconiano è un... Ci sta. Certo. Ma si è divertito a girare lo sport? Sì, ma è ovvio che adesso devo essere più empatico, ma lei si sta accorgendo, vero, che lo sono? diciamo che... Guardi, Qui questa sera dipende solo da lei, quindi cerchi di allora dare, adesso esagererò. Cerchi di va dare bene, il meglio, perché mi sembra bene. Per ora un approccio un po' freddo. Un po' freddo, se posso dire, sì. Sarò io che sono poco empatica. Senta, prima Vendola al TG3 ha detto: Monti, ministro del nostro governo, mai. Non l'ama, Vendola. Non ne vuole sapere di lei. Come la mettiamo? L'amore è una libera scelta. Ed al di là delle battute?
Al di là delle battute, guardi, in termini politici questa iniziativa alla quale ho deciso di dare vita per coinvolgere di più la società civile nella gestione della cosa pubblica, questa iniziativa è nata, e questo ha un po' scombussolato il mondo della politica, senza dichiarare un proprio schieramento, cioè nella scacchiera politica mi colloco qui, ma semplicemente dicendo quali sono le nostre idee e le cose che vogliamo fare, cioè cercare di unire quelli che sentono la voglia e hanno il coraggio e la forza di superare le tantissime resistenze corporative, grandi e piccole, che in Italia si frappongono alle riforme. Ma senza riforme incisive, noi abbiamo cominciato a farne, ma ci vuole di più, senza riforme incisive i giovani italiani non avranno un futuro. Allora, anche Vendola ha detto, se ci sono da fare delle riforme, le possiamo fare anche, se ho capito bene. Lui si riferiva, credo, alle riforme istituzionali. Io mi riferisco, quelle ci vogliono. Lei si riferisce invece all'agenda di governo proprio? Eh sì, certamente. Però allora qui o l'uno o l'altro, quindi o lei o Vendola. Quindi Bersani cosa dovrà fare? Guardi, oggi Vendola ha fatto dichiarazioni di grande durezza, di grande chiarezza, io non ho proprio niente da aggiungere su questo. Beh, se lui è chiaro può esserlo anche lei. Cioè, le sta bene così? È bene che non ci siano ambiguità, perché chi governerà il paese o l'insieme delle forze che governeranno il paese avranno di fronte un compito durissimo, perché è vero che l'emergenza finanziaria è stata sventata, ma l'emergenza produttiva, della disoccupazione, l'emergenza sociale, ci siamo nel pieno. Su questo Vendola, Bersani, Berlusconi, io e tutti quanti siamo d'accordo. E quindi bisogna avere una unità di intenti. Per esempio, nel caso del mercato del lavoro, noi abbiamo incontrato difficoltà nel fare una riforma che volevamo più incisiva, e quelle difficoltà ci sono venute da una parte della sinistra. Nel caso delle liberalizzazioni volevamo farne di più per creare più spazio per i giovani e dare un po' meno di protezione a chi già è in certi settori o nelle professioni. Lì le difficoltà sono venute soprattutto da destra. Nella riforma della giustizia, nell'introduzione per la prima volta di una legge anticorruzione, secondo lei da dove sono venute di più le difficoltà? No, guarda, stavo pensando invece a un'altra frase, mi scusi, di Vendola, che ha detto stasera. Efficace, ha detto, possibile che i liberisti in economia non siano liberali in materia di diritti? Si riferiva ai diritti, immagino, degli omosessuali. Un po' di cose pratiche, ce le dica, rispetto ad esempio a questo, cioè ai diritti civili delle coppie di fatto. Sì. Dunque, anche qui, come si pone lei? Perché lei ha detto a varie volte con l'Europa, ma l'Europa adesso, insomma, mi sembra che abbia detto dove sta andando. Allora, matrimonio gay, britannici, in Francia, e lei? Allora, prima di tutto io non sono liberista, io sono per l'economia sociale di mercato, io sono sempre stato per un sistema fiscale che funzioni bene, in modo corretto e che faccia una certa ridistribuzione del reddito. I liberisti puri non vogliono questo, quindi è un mercato, ma il mercato che piace a me è un mercato, ma con forti poteri pubblici che fanno rispettare le regole, per esempio antitrust, sulla concorrenza, mestiere che ho fatto per tanti anni a Bruxelles. E quindi non sono proprio un liberista spinto. Detto questo, mi piace anche una visione liberale in materia di diritti. Io credo che dobbiamo andare il più possibile in direzione europea. Su questi temi non è che ci sia una posizione unitaria in Europa, un po' come nella politica estera, si cerca di costruirla ma ancora non c'è la politica estera unitaria europea. Io le posso esprimere la mia opinione personale che le dico fra un attimo, e nel movimento che abbiamo creato in questa scelta civica
c'è una cosa che abbiamo in comune, cioè è la voglia di superare le lobby, le varie resistenze per fare le riforme, per far funzionare meglio l'economia e la società. Su temi di grande importanza, non minore di quelli economici, che sono di sensibilità etica, come queste questioni, come le questioni del fine vita, eccetera, ci sono persone laiche, cattoliche, che hanno visioni diverse, che secondo me devono essere rispettate. Io vedo questi temi, più che oggetto di un programma di governo, come temi sui quali in Parlamento le diverse coscienze trovino modo di esprimersi e di dare una linea al paese. No, perché infatti non ci sono. No, c'è il principio del rispetto dei valori, ovviamente della Costituzione, e poi il rispetto delle diverse sensibilità. Vuole sapere qual è la mia? Io sono per un rafforzamento, e in Italia c'è ancora molto da fare, per i diritti civili delle coppie omosessuali. Rafforzamento? Rafforzamento, sì. Perché ce ne sono già di diritti civili? Alcuni sì. Ma credo che occorra fare passi avanti forti. Sta dicendo perché in certi comuni c'è il registro delle coppie di fatto, allude sì, a quello? A me non risulta che ci siano tutti questi diritti. No, io non ho detto tutti questi, ci sono alcuni, ne vorrei di più. Sul matrimonio tra coppie omosessuali, sulla adozione, credo che siano temi altrettanto importanti, dove è legittimo avere diversi punti di vista. Io li vedo collocati un po' più in là. Nel tempo? Nel tempo. Perché? Ma anche nel grado di sensibilità del... Eppure l'Europa, sia da destra che da sinistra, l'Europa, insomma, no, ecco, parliamo di alcuni paesi, ha visto la Francia come divisa su questo tema. Ho visto come divisa, ma ho visto che Hollande va per la sua strada e mantiene quello che ha promesso. Se questa è la sua... Si sta rispettando la parola che ha dato. Certo, perché nella sua visione... questo è un tema prioritario, ha fatto delle dichiarazioni impegnative in sede elettorale e le sta rispettando. Noi siamo in Italia, credo di poterlo dire, pur con grandissimo rispetto e amicizia verso il presidente Hollande, nelle riforme strutturali per dare più dinamismo all'economia, siamo parecchio più avanti della Francia con le decisioni. Per esempio, la Francia non riesce a fare una riforma delle pensioni per ora per rispettare di più le generazioni future. Noi, anche sotto la pressione dell'emergenza, l'abbiamo fatta. Quindi io ho cercato di unire forze che vogliano battersi per questo e mi va bene se dentro questo movimento ci sono sensibilità diverse. Insomma, non è una sua priorità, posso... Non sintetizzare è, così? Non è una priorità del movimento politico al quale ho dato vita, perché... Empatia, professore. Linguaggio. Non è una priorità del movimento politico al quale ho dato vita, perché ho voluto unire delle forze sul creare in Italia le condizioni perché non ci sia più la disoccupazione giovanile fra qualche anno. Questa è una piaga che mi sembra... Che è la, per lei la priorità. Ecco. Senta, parliamo di cuore, perché secondo me ce n'è bisogno. Oh. Vero? Lo pensa anche lei? Sì. Perché insomma, è evidente che lei è una persona molto razionale, equilibrata, però in questo suo nuovo ruolo deve anche darci delle prove di umanità. Deve farci, sì. Per gli italiani è importante capire quanto è umano chi lì. Non pensa? Pensa che sia troppo importante? No. Posso farle una piccola prova? Sì, no, proprio... però poi andiamo sul tema del cuore? No, ci andiamo subito. Io volevo farle fare un piccolo test, dal quale secondo me si capisce proprio empaticamente quanto lei è davvero buono. Lei proprio con buono. L'empatia è... Sì, allora, lei sarebbe disposto... Allora, Berlusconi...
Berlusconi domenica scorsa si è fatto fotografare con un cagnolino. Lei sì. sarebbe disposto ad adottare un cucciolo che noi le regaliamo? Questo... Dai, proviamo. Questo è un vile ricatto. Proviamo, io provo a mettermelo in braccio. Guardi che carino. Oddio, ma che meraviglia. Molto carino. No? Vediamo come si comporta col cucciolo. Beh, abbastanza bene, direi. Sembra tranquillo. Sa, perché mi ha trovato un po'... Si chiama Trozzi, mi sembra. Trozzi. Come si sente Trozzi. Con questo cucciolo in braccio? Ma guardi, magnificamente bene. Guardi, sa perché... Sa perché mi ha trovato un po' empaticamente freddo quando ha parlato di adozione del cagnolino? Pensava che le dessi un neonato, io volevo farlo, ma non mi è andato il permesso. No, ho capito che era un cagnolino, ma e poi avevo visto, per la verità, nei corridoi affollatissimi. Aveva già visto il cucciolo, sì, no? Ma non immaginavo di trovarmelo in braccio. Senta, adesso un momento. Lo tenga lì tranquillo. Ho superato da qualche anno il trauma della terza dipartita, per ragioni naturali, sottolineo, di un cane che avevamo in casa e che risaliva a... Insomma, si sa che i bambini tengono moltissimo ad avere i cani e che in genere i genitori e anche i nonni... non è che proprio abbiano il cuore duro di fronte alla richiesta di un bambino. Poi però c'è anche qualche vincolo per le persone e soprattutto per loro se vivono in un piccolo appartamento. Ascolti, in città. Lei adesso deve familiarizzare col cucciolo perché c'è la pubblicità, poi mi dirà se è disposto ad adottarlo davvero. Posso dirle che sento anche che ha un cuore, perché batte. Lo immagino, a tra poco. È un cucciolo empatico. Vuole sentire com'è morbido? Sì. Poverino.